Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Raven, questo è Talking Games e questo è Bioshock. La serie, speriamo, iniziamo la serie a difficoltà difficile, come avevo detto nel tutorial. E perché oggi siamo così freschi con la camicia? È perché più tardi devo esattamente 10 minuti, quindi il video durerà poco. 10 minuti devo andare a una festa. Non l'avessi mai fatto. Purtroppo devo trovarmi così con questa luce bruttissima. Aspettate. Quando mamma e papà mi misero su un aereo per andare a trovare mio cugino in Inghilterra, mi dissero: figliolo, tu sei speciale, sei nato per No, ho fare grandi regolato il cose. volume così Sapete che cosa? io non Avevano sento ragione. niente. Però voi sentirete dopo perché ovviamente il registro con Fraps posso aumentare a mio piacere, a mio volere. L'audio del gioco lo metterò abbastanza alto in modo che sentiate la voce del gioco e in modo che sentiate anche la mia voce. Regoliamoci. Cerchiamo di regolarci. Come sempre sto registrando dalla PS Vita. Il gioco va a 30 fps. Semmai dopo mi regolo per metterlo più alto. Cerchiamo di fare almeno 40, va. Il fatto è che sto giocando alla risoluzione maggiore, dettagli alti, molto alti. Io direi di fare una cosa. Dato che il primo episodio già so che non è produttivo perché non possiamo mettere tutto in 10 minuti, cerchiamo almeno di arrivare a Rapture, facciamo il tutto il più velocemente possibile, cercando di non perdere tempo, ecco. Ecco, già giusto il computer, non perdere tempo. Nel frattempo però parliamo di Bioshock perché è un gioco, tra l'altro, guarda là, là tutto nero e qui, mamma mia, già ti fa capire che l'ambiente è tetro, lurido e sporco, pieno di stronzi che hanno tutti voglia di distruggerci. Sarò entrato in questa porta una trentina di volte da stamattina, ragazzi. Faccio un po' più avanti così non c'è la luce. Ricordo che è stato pubblicato nel 2008. E graficamente è spettacolare. Scienza o scienza, beh, industria e arte. Io gli ho sempre detto scienza, poi non lo so come si dice veramente. Allora, tra l'altro, uno è scomodissimo giocare con la camicia. Secondo, ho un jeans che dire che è stretto e dire poco. Non lo fate voi. Se siete aspiranti game player, non lo fate. Porca puttana. Non lo fate davvero. Partite dal presupposto che dovete avere la pazienza di fare quello che sto facendo io. A 11 iscritti fare un gameplay con la camicia. Bah. Non ha diritti sul sudore della sua fronte? No, Ah, perciò gli ho questa detto. Appartiene frase, al popolo. citazione, chiamiamola così, o No, chiamiamola come dicevo, è volete, appartiene. è una delle Appartiene. poche No, citazioni dicevo, che potete dire appartiene a about tutti. un gioco, perché Io rifiuto queste di risposte. citazioni toste Piuttosto, nei giochi o non scelgo ci sono, qualcosa di diverso. o sono proprio rare. Scelgo Cioè, l'impossibile. oltre a Far Cry 3 Scelgo. è leggermente il 4, ma che vuoi dire? Di qualche citazione del grande Ritengo che l'artista Bioshock. non debba temere la censura. Lo scienziato sia Bioshock, evidente, Bioshock, Bioshock. Diciamo evidente. qualcosa, una cosa di Bioshock, veloce, Probabilmente non veloce. Non bene. è un FPS come tutti gli altri, anzi sinceramente non è neanche un Il FPS. sudore della vostra Anche fronte perché, soprattutto il primo, non lo è un può irritare FPS. anche la vostra mente. Parliamoci chiaro, non partite da questo presupposto, perché Bioshock è un FPS particolare. Quanto bello, quanto anche intelligente, perché c'è bisogno davvero di intuito
per andare avanti in questo gioco, che è difficile. Fosse stato facile, è difficile già di per sé. Mettere anche la difficoltà difficile lo rende ancora più tosto. Queste espressioni al Sabaku no Maiku mi fanno davvero rabbrividire. Ok. Vabbè, almeno a Rapture ci siamo arrivati e abbiamo ancora 5 minuti di autonomia. Sta luce del cazzo, madonna, che poi è bruttissimo, raga. Perché i miei genitori hanno messo questo? È bruttissimo, ragazzi, bruttissimo. Salvataggio del contenuto in corso, avrà salvato 6-7 volte. Ah, possiamo uscire, penso, e anche battere i nostri primi ricombinanti, prenderci il plasmide, aspettiamo per il plasmide, non voglio andare oltre. Prendiamo la chiave inglese, da lì. Poi basta perché già ho paura che stiamo andando oltre, ragazzi. Già ho paura. Sta scena fa proprio paura. Cioè, nel senso, è bella come è stata fatta, però provi già ansia, ti manca il respiro a vedere questa, chiamiamola donna, che poi alla fine non è neanche uno zombie, è un ricombinante, ovvero persone che si sono distrutto il corpo con delle sostanze, chiamiamola così, con i plasmidi, che a lungo andare più, il gioco dice che più li usi e più diventi uno stronzo, più ti droghi e peggio è, capite? Ho un mouse acceso, io uso il touchpad. No, per dirvi. Ok. Quante volte ho visto già questa scena stamattina? Chissà quante volte. Però adesso basta, cioè non mi faccio distrarre da niente. Vedi, già questa scena dura 7 minuti. Forse col mio vociare non si è capito bene quello che è successo. Praticamente questa troia, oltre ad aver ucciso Johnny, che prima stava parlando con sto Atlas, che poi a lungo andare sarà un grande stronzo. Prendo respiro e esce dal battispero. Sì, però devo alzare l'audio perché non si sente un cazzo, no? Nel senso che non c'ho proprio audio. Così è meglio. Ok. Vedi, adesso sì. 30 fps mi piace, dai. Boom. Con le torrette quando le utilizziamo noi facciamo i grandi culi. Mettici un po' più. Perché non ho il ciuffo abbastanza alto. Perché se era alto il ciuffo. Ok. Prendiamo anche la chiave inglese. Facciamoci una cosa avanti. Adesso non mi freghi. Eh sì, già l'ho vista sta scena 10 volte e 10 volte mi sono cagato sotto. Aspetta, sto combattimento è complicato perché non c'è poteri magici, chiamiamoli così, ma non hai plasmidi. Ludo stronzo. Prendiamoci anche il nostro primo kit medico. E da qui in poi io concluderei già adesso, perché altrimenti non ho tempo proprio materiale per andare avanti, perché il filmato dura e ragazzi io non voglio rischiare anche adesso. Porca puttana, però è la tentazione che mi fa premere la E. Ce la faccio, ragazzi, prendiamo il plasmide, però davvero dopo il plasmide basta, perché altrimenti non ce la faccio. Sto facendo una piccola eccezione. Nel caso non riuscissi a registrare tutto il pezzo, non vi preoccupate che so come rimediare. Ok, comincio già a spegnere anche il mouse perché altrimenti qui non ce la faccio. Sto piccolo pesce. Ah, vabbè. I sottotitoli che vanno dopo Questo anni. piccolo pesciolino sembra letteralmente esploso. Chissà se c'è ancora dell'Adam nel suo corpo. Sentito? Filiamo.
Fifone, sei un coniglio. Per questo pesciolino non vale la pena provocare un big daddy. Codardo, come sei. Ecco, vedete? Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video, sennò qua non ce la faccio. Ti vedrò galleggiare nell'oceano.